scarole, 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 soltanto scarole. Ma guarda, è pieno di magnolie nel nostro pubblico, guarda tutti i magnolie, che belle. Quello non lo sa neanche mettere. Sì, certo, ma per noi? Certo, per voi, ma sai che mi spaventano? Chi? Perché non so chi può essere il malgioglio, non lo so. Eh no, sei tu. Ma sono io? Sì. Sei un punto un po' trapassato. Quando sei trapassato ti vediamo, ci sei comoda, ti mangi. No, ti prego, adesso no. Senti, ma da dove vieni? Dai mercati generali? Guarda, io amo andare al mercato. Eh? Al mercato adoro, però... Quale mercato preferisci? Ma quello vicino a casa mia, tipo? Naturalmente. Quello lì vicino, beh, Porta Venezia, ecco. Porta Venezia. Dove ci siamo? Dove ho incontrato qualche volta anche a te? A me mi piace andare al mercato. A parlare di questo, perché io vorrei capire. Io e Simona amiamo sempre quando ci portano cose da mangiare, da bere, ma i pomodori perché? Allora, ti spiego subito. Io, se tu mi dicessi, tu o Simona... Cristiano, preferisce venire, che ne so, voglio farti vedere una mostra, okay, o che ne so, o qualche negozio dove vendono delle cose particolari, bellissime, straordinarie. Opere d'arte. Oppure, ecco, bravo. Oppure in un mercato di frutta e verdura. Io dico subito. Tu preferisci la prima, no? No, io preferisco, no, preferisco la frutta e verdura. Io adoro molto quando vedo queste bancarelle piene di frutta. E piene di colore. Ecco, il colore, deve essere il colore. Il rosso è il mio preferito. Il pomodoro, poi, i pomodori, io mi soffermo a guardarli. Ma deve sapere che in varie parti del mondo ci sono vari colori di pomodori. Ah, i pomodori più buoni sono i nostri. Sono i nostri, okay. Sono Senti, tu te ne hanno, ne hai più comprati di pomodori o te ne hanno più tirati nella tua carriera? Ma sai, fino adesso... Tirati no, comprati tanti, perché credo. Faccio delle grandi cene a casa mia. A me non mi hai mai invitata. Ma tu vivi ora a Roma. E io vengo a Milano se mi inviti. Ma io sarei molto felice se venissi a casa mia. Simona, sono stata a casa di Simona parecchie volte, però Simona a casa mia. Scusa, ti ho invitato tutte le settimane e tu mi dici che non puoi mai venire. Tu sì, ma io sto parlando di Malgioglio, lui non mi ha mai invitata a casa sua. Vabbè, ne parliamo dopo. Possiamo avere un caffè? No, vabbè. Buongiorno. Ma dai, è Malgioglio pure lui. Non se ne può più. Paola, Simona, posso dire una cosa? Certo. Allora, io sono un po' svantaggiato rispetto al pubblico che indossa la maschera di Cristiano Malgioglio, perché ho anche il profilo di Amadeus, quindi è un po' scomoda. Così. È un po' lo stesso. Sì, bello così, senza la maschera. È vero, un bel ragazzo. Grazie, maestro. Ma è una buttata per farti omaggio, scusami. Ma sì, è meraviglioso, io vi ringrazio molto. Lo vuoi il caffè? Adesso siamo sotto carnevale, ci sono tanti ragazzini che si vestono come Malgioglio. Ah, sì, certo. Sì, molti, e tanti, dove li portano direi. Poi? Li portano in giro per farli vedere, no? Alla Neuro Deliri, no? No, li portano in giro per farli vedere, è normale, no? Perché poi, il problema, sai che cos'è? Perché poi, tu che mi conosci bene, la mia faccia è una maschera. È una maschera. Ed è una faccia particolare, perché è proprio riconoscibile. Beh, già il ciuffo bianco non è passo, che tutti ce l'hanno, passo, gli occhiali, ecco, da non passo sole, certo. Inosservato. Come, vuoi il caffè? Come... Però tu, no, tesoro, Cristiano, stai ciurlando nel manico, però sappi che la tua look ha fatto tendenza nel mondo. Andiamo a vedere il nostro regista ti Sergio. Ti hanno copiato tutti, eh? Ma devo dire, ti hanno copiato tutti. Guarda Biden col ciuffo, vedi? Beh, Biden è impossibile, non mi ha mai copiato. Guardalo, sì, questa è una foto recentissima. Abbiamo le prove, anche tu, Cristiano. Poi George Clooney, guarda che meraviglia. Lui non sta male però, no? Vero? No. Totti addirittura, Francesco Nazionale, molto carino, di Roma. Molto carino. Capito? Anche lui. Ecco. E poi Morandi e Amadeus. Beh, sarebbe stato pazzesco, eh? Sta molto meglio però a Gianni Morandi. Beh? Gianni Morandi sta molto meglio. Sta meglio Gianni? Sì. E qui, ecco, Paola. Guarda, non solo gli uomini ma anche le donne è ispirato. Guarda un po' Chiara Ferragni con carina, il ciuffo anche lei, di molto, Malgioglio. Molto. Sembra, ti ricordi quella praticamente Visitors?
con la lingua verde che usciva. Sì, esatto. Questa è una quaglia. Allora, cerchiamo di tornare per un attimo seri, se riusciamo. Si è appena concluso il Festival di Sanremo 2023. Allora, vediamo questo filmato. Noi abbiamo cercato di raggruppare i momenti più belli e quelli più discussi del festival e dopo ne parliamo insieme. Vai. Benvenuti alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Le faccio notare una cosa. Lei è al suo secondo mandato. Amadeus è al quarto mandato. Aspetti, e ha già prenotato il quinto. Ora mi dica lei, è costituzionale? Mi dica lei, non è, ha detto di no il presidente. Un passo da te e fermeremo il vento come dentro gli uragani. Supererai come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani. Ciao bimba. È una bella sensazione essere apprezzati da milioni di persone. Poi sai, non piaccio proprio a tutti, ma penso finalmente di piacere a me stessa. Tu sei, sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore, tu sei. Così distante, è finita la poesia. È un anno che mi hai perso, è quel che sono. Non volevo esserlo. Aiutami a sparire come cenere. Mi sento un nodo alla gola. Nel buio balli da sola. Ballare ancora, ballare come se fosse l'ultima. Se fosse l'ultima canzone. Un ore con te. Vola insieme a me nel blu dipinto di Sanremo. Tra un fiore e una canzone. Nulla più. Ma io lavoro per non stare con te. Preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare. Si può chiedere a una donna quanto è alta oppure uno sbaglio come quando si dice quanti anni hanno? Si può chiedere? Ah, figurati. Di anni ne ho 24 e sono alta 1,93. E sbaglio, ma tu promettimi che potrà sempre ritornare da te. Se mi dimentico me, com'ero. Ma io sono emozionatissima. E infatti ho fatto un paio di chiamate a persone che possono capirmi. Ah, tipo? Che... Tipo Ciuri tuo. Fiorello che è cintura nera di ansia, certo, che mi ha detto ma è inutile che ti prendi calmanti, cosa è fatti mezzo bicchiere di frizzantino. Vorrei, sai che non me la ricordo? Sì, con quel sorriso acceso d'amore, come se fosse uscita di colpo lì, un'occhiata di sole. La voce. Grazie. Vince Marco. Se questa è l'ultima canzone, sarà gli attenti che sbagli. Ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Che bello, tutti i pezzi che Malgioglio pieno con l'acqua, Sì. Ma allora, guarda, però io voglio dirti questo, Maggi. Sanremo non è solo musica, anche se è stata musica di livello altissimo, ma anche tanti personaggi, tanto certo. Spettacolo. Allora, fra tutti i personaggi che hanno calcato questo palco importantissimo, quale ti è piaciuto di più? Guarda, avrei voluto vedere, naturalmente lo spettacolo è stato straordinario, lo diciamo tutti e io naturalmente mi aggiungo a tutti quello che lo dicono, perché è stato un grande festival di Sanremo, Amadeus meraviglioso.
Però l'unica che mi sono piaciute molto le donne, in modo particolare. Ma le donne che hanno cantato o le donne che hanno affiancato? Le donne che hanno affiancato. Ma quando è arrivata lui, quando è arrivata Luisa Ranieri. Mamma mia, la bellezza! La bellezza, anzi, gli mando un grandissimo abbraccio, perché io, il mio sogno sarebbe stato un giorno se io dovessi aspetta, noi dovremmo avere, eccola, eccola qui. Guarda. Ecco, bella lei, bello se il io dovessi vestito. Rinascere vorrei essere come lei. Ci il credo. Vestito è Maison Versace. Sì. Pure io vorrei essere come lei se rinasco. Poi l'emozione bella di vedere il nostro grande presidente Mattarella, che è stato bellissimo, con un grande Benigni. Quello è stato un momento di grande televisione, anche molto emozionante. E poi io sono pazzo per quanto riguarda Madame. Madame è meravigliosa. È meravigliosa, me la fate. Ecco, guarda, una foto, eccola. La bravura di questa ragazza è incredibile. Io in serata ho chiamato Caterina Caselli, ho detto: Caterina, io ti devo fare i complimenti, perché sai che effetto mi ha fatto? Io la prima volta quando ho ascoltato Nada, che freddo fa, noi siamo impazziti tutti, mi ha dato questa stessa sensazione. Ah, che bello. Ma veramente, bello. Mi ha dato questa. La scelta delle canzoni è stata miracolosa. Certo, non è che tutte mi piacciono, 10 l'avrei messe da parte, ma 28 canzoni. Ma noi non ti chiederemo quali, non ti preoccupare. Allora... Ah no, ma ti dico il brano, cara, fermati, no. Per allora, che non voleva parlare delle canzoni del festival. Il brano più bello, vi assicuro, che io finalmente sono riuscito a canticchiare sotto la doccia, è quello dei Cugini di Campagna. Oh, di canticchialo, Campagna! Canticchialo! Non lasciarmi solo. È bellissima, mi ricorda quest'aria degli Abba, non lo so, è favolosa quella canzone, ma vi assicuro che è bell'inciso, è meraviglioso. Noi ti dobbiamo...